Sì, ma è chiaro, ma gli italiani sono brava gente. L'avete visto Salvini che va a donare sangue in agosto, che è quando serve di più, quindi fa cosa buona e giusta. Però da lì a gestire un problema serio come quello dell'immigrazione in maniera demenziale, come sta facendo il governo, ce ne corre. Cioè, un conto è la dimensione personale, solidaristica e di brava gente, che non si nega. Altro è non fare come fanno gli altri paesi. Noi vorremmo fare come fa la Spagna, fare come fa la Grecia, fare come fa la Francia, fare come fanno tutti i paesi europei. Quello che stiamo facendo noi è sbagliato, perché mette in difficoltà pazzesca gli enti locali. Noi abbiamo i comuni che non reggono più questo sistema proprio sbagliato da parte del governo di gestire l'immigrazione, cioè di mettere la testa sotto la sabbia. Perché il tema vero è che purtroppo i profughi sono pochissimi, è una percentuale bassissima, sarà se no al 10%, il resto sono clandestini. Questo è il tema. I clandestini possono venire nel nostro paese finché c'è la possibilità di integrazione. Parliamone, ma abbiamo superato ampiamente la possibilità di integrazione. Questo De Liorane, e poi c'è anche un aspetto economico. Tornando alla sanità. Aspetti, voglio farle rispondere da De Liorane, su questo poi gliela ridò la parola. Una pillola, perché okay. a noi Lombardia aspettiamo 160 milioni di euro dal governo, 160 milioni, non so se è chiaro il concetto, con quello potremmo azzerare il ticket per l'80% della popolazione lombarda, 160 milioni di euro che il governo non ci dà per la cura degli stranieri temporaneamente presenti.